sono più le diseguaglianze e le disparità di trattamento che crea questa delibera che quelle che risolve. Si ricalcola in base al criterio cosiddetto contributivo per i deputati, ma non per i senatori, non per i consiglieri regionali. Io credo che sia una delibera non solo illegittima, ma anche ingiusta. So bene che i diritti acquisiti non sono assolutamente intoccabili, ma secondo il diritto e la giurisprudenza costituzionale possono essere limitati solo se in maniera ragionevole e proporzionale al verificarsi di una situazione nuova che giustifichi il nuovo intervento, in modo da tutelare l'affidamento che le persone che hanno ottenuto questi trattamenti hanno avuto dalle norme del passato. Questo taglio pesante, perché in molti casi parliamo di un 60-70% di taglio dell'assegno, potrebbe in alcuni casi oggettivamente anche creare dei problemi a livello, non dico di sopravvivenza, ci mancherebbe, però comunque di gestione della propria vita. C'è un criterio di ragionevolezza che viene meno e potrebbe essere valutato dalla Consulta? Guardi, secondo i dati di cui disponiamo, i 1240 ex deputati che verrebbero colpiti hanno un'età media di 76 anni e mezzo e tra questi ci sono 4 persone che hanno più di 90 anni e tra questi ci sono molte persone che hanno una pensione di reversibilità, e cioè quindi non erano deputati, erano semplicemente dei familiari dei deputati. Colpire qualcuno che non è neppure stato la causa della cosiddetta ingiustizia è una cosa veramente grave. Secondo me è una misura inumana.